Libro del Deuteronomio. Gloria a Dio. Amen. Capitolo 32. Leggiamo dal verso 44. Dio ci benedica. E Mosè venne con Giosuè, figlio di Nun, e pronunciò in presenza del popolo tutte le parole di questo cantico. E quando Mosè ebbe finito di pronunciare tutte queste parole davanti a tutto Israele, disse loro: prendete a cuore tutte le parole che oggi pronuncio solennemente davanti a voi. Le prescriverete ai vostri figli affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, poiché questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese del quale andate a prenderne il possesso, passando il Giordano. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore. Benedici la nostra vita e rendici attenti a queste parole che abbiamo letto nella tua scrittura. Ti preghiamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Sono gli ultimi giorni della vita di Mosè. Il Signore ha portato avanti il suo piano con Israele, lo ha liberato dall'Egitto, facendolo salire dall'Egitto l'ha condotto nel deserto per diversi anni, per non pochi anni, e in questo cammino nel deserto, tra varie peripezie, tra varie difficoltà, Mosè può fare un buon resoconto di quello che Dio ha fatto nella sua vita. Non solo, può fare un buon resoconto anche di quello che Dio ha fatto in mezzo al suo popolo. Fratelli, quanto è importante che alla fine dei nostri giorni, finiranno i nostri giorni prima o poi, possiamo fare un buon resoconto della nostra vita. E non solo, anche un buon resoconto di quello che il Signore è stato in mezzo al suo popolo. La vita cristiana spirituale non è fine a se stessa. Noi non siamo delle cellule pazze, ognuno di noi conduce la sua vita, e lo ha dimostrato il Signore nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento è ampiamente dimostrato, ma seppure non ce ne fossimo accorti che la vita è una vita comunitaria, Gesù stesso, quando ha pregato per i suoi, ha sempre pregato al plurale, vedendo ciò che lui stava per compiere, un'opera di salvezza sì personale, ma di santificazione dal punto di vista familiare, comunitario, non nel senso di quello che possiamo intendere noi con questa parola. Ovviamente quello che fa Mosè sembra quasi lasciare in rassegna la sua opera, l'opera che Dio ha compiuto, perché i suoi giorni stanno per terminare. Sta per terminare una tappa importante del popolo di Israele, sta per finire il deserto. Finalmente Israele qui, in questo momento, può guardare da lontano e vedere quella di cui si è tanto parlato per secoli, per anni, la terra dove scorre il latte e il miele. Finalmente si è alle porte di questa città. Finalmente si sta arrivando alle porte di questa terra di conquista. La possono già vedere, dirà il Signore stesso a Mosè: sali su questo monte e guarda
guarda che da questo monte tu già puoi vedere la terra che io darò in possesso al popolo d'Israele. Tu morirai come è morto tuo fratello Aaron. Dio spiega un po' la situazione per il quale Mosè non può entrare nella terra di Canaan. È un problema che lui deve risolvere con il Signore. Poi, grazie a Dio, lo vediamo sul monte della trasfigurazione, nella terra celeste, a Mosè, che compare con Elia, se vi ricordate, insieme con Gesù su questo monte meraviglioso chiamato monte della trasfigurazione. Quindi comprendiamo che Mosè ha ereditato una terra molto più particolare di quello che può essere, poteva essere la terra di quel momento, pur essendo comunque frutto di una promessa che il Signore aveva fatto al suo popolo. Devo però notare, fratelli, che in queste parole Dio non ha mai cambiato il suo modo di agire, non ha mai cambiato il suo modo di portare avanti il suo popolo. Non è cambiato Dio, Dio è lo stesso, è colui che l'ha liberato dall'Egitto, ma in questi versi Dio ribadisce dei concetti che ha continuamente ribadito nel corso del pellegrinaggio del popolo di Israele. Cioè Dio non si è mai modernizzato, sono passati 40 anni, il deserto forse avrebbe potuto un po' magari fargli cambiare idea a Dio, insomma è stato un momento difficile il deserto, però sta per cambiare una generazione, c'è una generazione diversa che prenderà in possesso la terra. Difatti dice, ditelo ai vostri figli, prescrivetelo ai vostri figli affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Non ci sarà un cambiamento, la legge è questa, dite ai vostri figli di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. E Dio spiega il valore della parola, è un valore, fratelli, che non può passare. Credo che la vita sia un valore assoluto per noi. Cosa ha più valore della vita stessa? Cosa ha più valore della vita stessa? Noi possiamo acquistare dei valori superiori alla vita stessa solo dopo che abbiamo conosciuto il Signore, perché per il resto, senza il Signore, tutti hanno paura di morire, tutti vorrebbero vivere senza mai avere la possibilità di morire. Soltanto con il Signore forse possiamo comprendere che ci sono dei valori più grossi della vita stessa. Vi faccio un esempio. Un giorno Greenway parlava con alcuni fratelli che sarebbe dovuto andare in dei paesi comunisti, e i fratelli tentarono chiaramente di scoraggiarlo. In un paese comunista c'è la possibilità di essere arrestato, c'è la possibilità di essere picchiato, torturato e dolcemente anche ucciso senza che nessuno se ne accorga, questo nei paesi comunisti. E quindi i fratelli che lo amavano gli mettevano questa realtà davanti, questa prospettiva, l'idea che la vita poteva cessare in uno di questi paesi. E lui risponde e dimostra che soltanto con il Signore possiamo conoscere dei valori più grossi della vita stessa. Lui dice, non fa niente, tanto il massimo che possono farmi è uccidere. Più di quello non possono fare. Comprendete il concetto, fratelli? Non mi toglieranno, lui diceva, un pezzo di quell'eredità che mi è stata data e che mi è stata acquistata. Non mi toglieranno la possibilità di vedere a faccia il Signore. Lui lo diceva con una grande naturalezza. Il massimo che possono arrivarmi a fare è togliermi questa vita, come per dire. Ovviamente questo valore, questo uomo di Dio, queste espressioni riguardo alla vita stessa, possiamo comprenderle solo
se la nostra vita spirituale ha un certo taglio con il Signore, se vive una certa comunione con il Signore, se ha degli indirizzi ben precisi anche con il Signore. Ma tornando a noi, se la vita è qualcosa di troppo importante per l'uomo, il Signore azzarda a dire che la parola stessa è la vita per il popolo di Dio. Il Signore dichiara a Mosè e al popolo che questa parola è una parola da mettere in pratica, perché questa parola ha un grande valore per voi, è la vostra vita. Questa parola è la vostra vita. Pensate, fratelli, non lo dice Mosè, non lo dice Giosuè, non lo dirà Giosuè in seguito, ma è Dio stesso a dichiarare il valore della sua parola, ma non della sua parola come Bibbia così staccata, la Bibbia è la vita, sì, la Bibbia, la parola di Dio diventa vita nella misura in cui questa parola diventa una sola cosa con noi, quella è la vita, è la vita quando questa parola si incarna nella nostra stessa esistenza e diventa una sola cosa. È la vita quando la nostra stessa vita dipende da essa. È la vita quando la nostra fede ci porta a metterla in pratica senza se e senza ma. È la vita stessa quando scopriamo che al di fuori di questa parola noi non abbiamo altre vie, che al di fuori di questa parola noi non abbiamo altre soluzioni, che al di fuori di questa parola noi non abbiamo, non vogliamo altre soluzioni, altre vie, altre situazioni, perché è la nostra vita. Che bello il Signore. Questa non è una parola senza valore per voi. Che valore ha, fratelli, la parola di Dio oggi per noi? Che valore ha? Dovremmo chiedercelo, ognuno di noi se lo dovrebbe chiedere. Che valore ha la parola di Dio per noi oggi? Che valore ha l'osservanza della parola di Dio per noi? È ancora importante per noi mettere in pratica la parola di Dio? Ancora importante per noi studiare la parola di Dio per capire la sua volontà? Quanto ci teniamo ancora oggi in questi tempi a scoprire il valore, la potenza di questa parola nella nostra vita? O abbiamo il timore di questa parola? O abbiamo la paura e quindi ci accontentiamo di surrogati, ci accontentiamo di altro, di quello che dicono gli altri, di quello che pensano, di quello che sentono gli altri? Oggi viviamo molto in base a quello che sentono gli altri e non ci rendiamo conto, fratelli, che il discernimento personale non è la guida di Dio. Non ti appoggiare sul tuo discernimento. Quello che tu senti non è sempre quello che Dio ti dice di essere o di fare. La parola di Dio è una lampada al mio piede, è una luce sul mio cammino. Oggi viviamo in tempi dove c'è questo pericolo di questa crisi di identità del popolo di Dio. Tanti libri abbiamo, le nostre librerie sono piene, abbiamo tanta voglia di leggere, tanta voglia di scoprire, tanta voglia di andare a vedere, però è tutto tempo sottratto alla vita. Come alla vita? Alla vita. È tutto tempo sottratto alla vita. Libri importanti ci sono che ci possono aiutare, che ci possono dare delle indicazioni, sicuramente alcune cose ci possono incoraggiare. Per me c'è un autore che amo molto, che mi è molto di incoraggiamento, ma mi rendo conto certe volte che quelle situazioni le ha vissute lui, e per me quelle situazioni che ha vissute lui non potranno necessariamente ripetersi nella mia vita,
Però mi rendo conto un'altra cosa, che le situazioni di questo libro invece sono situazioni in grado di accomunare tutti i figli di Dio, tutti quelli che appartengono al suo popolo. Questo è il libro che dobbiamo meditare giorno e notte, questo è il libro che vale anche la pena perdere qualche ora di sonno. Questo è il libro che vale anche la pena, che gli diamo dei ritagli importanti e non degli avanzi. Non scopriremo mai delle verità importanti se daremo a questo libro gli avanzi. Non scopriremo mai la bellezza e la potenza di questa parola, fin tanto che questa parola non sarà per noi la vita stessa. Dio non si era sbagliato quando ha detto a Giosuè: meditalo giorno e notte. Non si era sbagliato Dio. E non è che Giosuè non avesse nulla da fare. Credo che fosse un uomo molto impegnato, forse anche più di noi, perché è un uomo che spesso si è esposto a guerre, a battaglie, insomma aveva davanti, contando gli uomini soltanto, senza contare le donne e bambine, 600.000 problemi aveva davanti, 600.000 problemi, uomini. Quindi non possiamo pensare che non avesse nulla da fare, eppure Dio gli dice: soltanto così prospererai, soltanto così non sarai confuso. A Giosuè mi pare, no? Che Dio dirà: non ti girare né a destra né a sinistra. E a Giosuè che dirà: soltanto così riuscirai in tutte le tue imprese. Soltanto così. Una volta che la tua vita metterà radici su questo libro della legge, giorno e notte, riuscirai in tutte le tue imprese. Non temerai, nessuno ti starà a fronte, nessuno ti sarà di fronte, e lo si vedrà poi in seguito. Non ci sarà per lui né la paura né lo sgomento. Non aver paura, non ti sgomentare. E poi ci sarà, per chi mette radici nella parola, la certezza non mistica, reale, che Dio sarebbe stato con lui. Come sono stato con Mosè, così io sarò con te. Questa è certezza reale, né psicologica né mistica, perché oggi Dio è con tutti e il Signore è con me. Stiamo attenti a non fare come Sansone, che credeva che il Signore fosse, perché oggi viviamo dei tempi dove sembra che il Signore sia obbligato a stare, e io personalmente non credo proprio che Dio sia obbligato a stare in mezzo a un popolo che deve decidere in tempi come questi se continuare a camminare con la parola o iniziare a rivolgersi ad altro. Dio non è in obbligo con nessuno, fratelli. Dio è in obbligo con quelli che gli rimangono fedeli, con quelli che sono legati da un patto, con quelli che sono legati dall'esperienza, e con questi che Dio ha promesso, e a questi Dio porterà avanti le promesse che ha dato alla loro vita. Questa non è una parola senza valore per voi. Che valore ha questa parola? Che valore ha per me questa parola? È la vostra vita. E poi pensate che libro miracoloso. Per questa parola prolungherete i vostri giorni. Questa parola vi farà prolungare i vostri giorni nel paese del quale andate a prendere possesso. Lasciamo stare il paese del Reno, lasciamo stare. Ma due notizie su questo paese del Reno. Non è stato sempre così. Israele ha perso la sua terra. Dio gli ha detto: per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese, ma Israele l'ha persa, e dopo non molti anni l'ha persa. Un nemico ha marciato e lo ha strappato dalla terra, e gli ha tolto la terra che Dio gli aveva dato. Quando Dio ha tolto questa terra? Quando hanno perso questa terra? Quando
il nemico ha avuto la possibilità di irrompere nelle file del popolo di Dio e togliergli le cose di Dio, la presenza stessa di Dio. Quando? Quando Israele non ha voluto più dipendere da Dio. Quando Israele non ha fatto più di questa parola la sua vita stessa. Dio ha parlato in molti modi, in molti modi, in molte maniere, ma Israele si è dedicato, e allora sono arrivati i giudizi, gli annunci di giudizi, sono arrivate le ammonizioni, sono arrivati i moniti da parte dei profeti. Israele non se n'è curato, o ha fatto finta di curarsene, però alla fine si è trovato il nemico, un nemico, alle porte della città, che ha detto: da questo momento tutto quello che era di Dio nella vostra vita non c'è più, il culto ebraico non esiste più, il culto, ma Israele si è dovuta adattare a fare altro e a non offrire più a Dio il culto e a perdere l'identità di popolo di Dio. La Chiesa non può perdere la sua identità, fratelli. E non sarà certo un nemico a bussarci a dire: il culto non lo farete più. Si trasformeranno i culti. Noi non ci renderemo manco conto. Non ci renderemo conto perché il nemico è spirituale, non è materiale. Non ci sarà il re d'Assiria o di Babilonia per Giuda che busserà alla porta. Sono il re d'Assiria. C'è un principe della potestà dell'aria che ha un grande compito. Se l'è preso lui questo compito, nessuno gliel'ha dato. Quello di rendere confuse le persone, quello di rendere confuso il mondo spirituale del popolo di Dio, quello di far perdere l'identità. Diceva Oswald Smith: Satana non si preoccuperà mai se tu vai in chiesa. Che gli interessa se vai in chiesa? Quanta gente va in chiesa? Mica per Satana è un problema se tu vai in chiesa o non vai in chiesa. Satana non si preoccuperà mai se tu decidi da cattolico di diventare evangelica. Che gli interessa? La sua preoccupazione però è che tu non abbia mai l'identità della Chiesa di Cristo. Questo è il suo compito, quello di togliere alla sua Chiesa, non la missione, perché la missione può darsi pure che la fa, evangelizzare, quello di togliere alla sua Chiesa la personalità che Dio gli ha dato. Tu sei il mio popolo e io sono l'unico Dio tuo, solo me devi servire. Questa è l'identità del popolo di Dio. Tu sei il mio popolo e io sono l'unico Dio. Amen. Questa parola non è una parola senza valore per voi. Questa parola prescrivetela ai vostri figli. Ma i vostri figli non devono solo essere informati, loro devono avere cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Cambiano i tempi, cambia il modo di vestirci, cambia il modo di andare in chiesa, prima in bicicletta, adesso in macchina, cambia il modo di avere una sala culto, prima, non so, forse la sorella più anziana, la sorella Maria, prima negli scantinati, adesso in un locale con i termosifoni. E non è questo il problema. La parola di Dio si può mettere in pratica come nello scantinato, così in un locale così. Si deve mettere in pratica come andando in chiesa in bicicletta e così con la macchina. Non possono cambiare le cose. La legge di Dio è perfetta, dice il Salmo 119, è in grado di rinfrancare il cuore. La legge del Signore è perfetta, non ha bisogno di essere ammorbidita, dirà il Signore: cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Tutto quello che è appartenuto a questo cielo e a questa terra passerà inesorabilmente, inevitabilmente, ma la sua parola
non passerò. E quando dico che la sua parola non passerà, non dico che la Bibbia non passerà, che tutto sarà distrutto e solo la Bibbia sarà nell'aria, dice la sua parola non passa. Quando il Signore dice la sua parola non passa, sta indicando che tutto ciò che viene dalla sua parola non passerà. È frutto, se la tua vita è frutto della parola, non passerà la tua vita. Hai l'eternità in te, hai la vita in te. La nuova nascita, fratelli. Ci crediamo ancora alla nuova nascita? Va bene. Sicuro? Va bene. Ho parlato con una persona che non voglio dire il ruolo perché... E mi ha detto questa persona: ma tu come fai a vedere quando uno è nato di nuovo? Questa persona diceva: ma tu come fai a vedere quando uno è nato di nuovo? Io dico persona per non farvene andare a casa male. Persona, ma tu come fai? Perché io in tanti anni di... non ho capito quando uno nasce di nuovo. Mi veniva il desiderio di dire: ma tu sei nato di nuovo? C'avevo una voglia matta di dire: ma tu sei nato di nuovo? Ma scusate fratelli, io ho 3 figli e un quarto, ma quando nasce, ha detto il fratello della chiamata di mezzanotte giovedì, come ve ne accorgete che uno nasce? Che piange o no? Cioè che è vivo o no? E allora ho detto: scusami, il mondo si accorge quando uno nasce di nuovo. Il mondo, ve l'hanno mai detto, sei cambiato? Il mondo, lo spirito mondano si accorge che tu sei nato di nuovo. Gli uomini di chiesa non se ne accorgono. È impossibile per loro riconoscere. È impossibile per loro riconoscere quando uno è nato di nuovo. Quindi io devo stare a quello che uno mi dice. Tu stai a quello che ti dici, io sto a quello che vedo. Perché la nuova nascita è vita ed è una vita celeste. Amen. No, è la testimonianza. Se no, che testimonianza è? La testimonianza è quello che vediamo o quello che sentiamo? Quello che abbiamo visto e udito e che le mani hanno toccato della parola della vita. Che le mani hanno toccato della parola della vita. Quello noi vi annunciamo. Quello noi vi annunciamo. È possibile cambiare. Vi ricordate alcuni personaggi nella Bibbia? Che a tocco del Signore cambiavano e la gente correva per le varie testimonianze e diceva: ma non era questo e quest'altro non era. Come non è possibile? Ci si accorge anche dal volto stesso quando una persona cambia. Però non glielo ho detto perché forse era troppo alta la cosa. Ma la vita cambia, fratelli. Questa parola per noi non ha poco valore. È una parola di vita. E produce la vita. Ecco perché è vita per noi, perché produce la vita. Certo, non è che noi abbiamo la chiarezza nel cuore e nella mente di tutto quello che ci passa davanti, questo è A e questo è B, non possiamo dire assolutamente. Vi racconto una cosa, fratelli, e poi concludo. Prima che aprissimo il locale a Castelleone, io e fratello Filippo Chilemi, erano le 11 di sera all'incirca, che stavamo facendo una commissione qui in questo paese, 11 di sera. Non sapevamo arrivare dove era la via del locale, perché erano le prime volte, insomma, era tardi la sera, stavamo venendo da Crema, e io ho detto: vieni che ti faccio vedere il locale, dove si trova, così. Però non sapevamo, giravamo, non riuscivamo. Sapevamo la via, a un certo punto incontriamo una coppia, bassiamo il finestrino
gli abbiamo detto: scusi, via 4 novembre per favore, ce l'ha indicato, poi ce ne siamo andati, poi ci siamo guardati tutti e due, e te sembravano due fratelli, così qua, visto che in modo strano, senza dire. Abbiamo aperto Castelleone, sono passati 4 mesi, 5 mesi. Venerdì scorso questa coppia che noi avevamo visto lì è entrata in chiesa, perché erano dei fratelli, me l'ha raccontato Filippo, cioè Gennaro. Sono venuti quelli là che abbiamo incontrato in mezzo alla strada. Ti ricordi quanto ci siamo detti questi sono dei fratelli? Non abbiamo detto nulla, abbiamo solo, non abbiamo detto la chiesa perché non esisteva. Abbiamo detto scusi, via 4 mesi, 11 di sera. E Filippo mi ha raccontato, ti ricordi quello? Come fai a vedere quando uno è nato di un... Non lo so, fratelli, non lo so. Però c'è qualcosa dentro che dice quello è tuo fratello. Amen. Quello è tua sorella. Lo vedi qua, lo vedrai anche di là, anche dall'altra parte lo vedrai, è il sangue di Gesù che ci ha legati, è il sangue di Gesù che ha reso dei tanti popoli uno solo. Chiniamo il capo e preghiamo.